Eccoci qua, orario della merenda è questo per me, anzi guardate, me ne taglio già una fetta, è strepitosa, poi vi spiego oggi che cosa facciamo di buono. Sotto mi sono messo una coperta per tenere in caldo le chiappette. Mamma mia, una torta di mele facciamo assieme che è pazzesca, non so se l'avete visto dal titolo. Abbiamo la torta di mele in tre consistenze, perché le mele sono trattate in tre diversi modi. Comunque è molto facile, molto veloce, morbida, umida, senza burro e soprattutto con appena appena un goccino di olio di semi, e comunque è stratosferica. È un'altra torta di mele che adoro, l'anno scorso l'avevo postata, questa è un pochino diversa, forse un pochino più particolare rispetto a tutte le altre, e mi piaceva proprio l'idea di condividere con voi questa ricetta fantastica, perfetta per la merenda, perfetta per la colazione, perfetta quando avrete proprio bisogno di qualcosa anche qua di confortevole, perché in autunno e in inverno noi parliamo di cibo confortevole, di comfort food. Possiamo iniziare? E vi ho detto, è molto semplice, andiamo. Sorseggiata e inizio. Partiamo direi dall'impasto, sì, poi passeremo alle mele. Semplice, con tre uova, scorza di limone e vaniglia, volendo se vi va potete mettere anche la cannella, io ho detto per una volta non la metto, profumo la torta con altri aromi insomma per cambiare, però ovviamente se vi piace mettete anche la cannella, zucchero, pizzico di sale, non serve montare per troppo tempo, infatti io vi consiglio veramente di usare le fruste elettriche, un attimino, 5 minuti e ci siamo. A questo punto aggiungiamo un goccino di olio di semi, come vi dicevo appena appena 30 grammi, sono tipo 3 cucchiai, e successivamente, sempre sbattendo, aggiungiamo anche la farina e lievito per dolci incorporato magari prima. Continuiamo ad aggiungerla piano piano mentre appunto sbattiamo con le fruste e poi ci fermiamo e il nostro impasto è già fatto. Adesso andiamo alle mele. Io, debole di cuore quale sono e siccome so anche quanta qualità sta dietro a queste mele, scelgo Melinda. Debole di cuore perché è la mela delle mie vallate. Le mele sappiamo benissimo che in un clima di montagna crescono molto bene e pensate che in Italia ha solo lei la DOP, nello specifico per ben 3 varietà. Tra queste DOP c'è Renetta, che è la mela che io vi consiglio di usare per questa preparazione. Va benissimo anche la Golden, se non la trovate o vi va di, cioè insomma preferite il gusto della Golden che è un pochino più dolce, ma se trovate la mela Renetta sappiate che sarebbe a mio parere il top, perché ha una pasta cremosa, un sapore molto raffinato, molto ricercato, è una mela perfetta per la cottura, ve lo dico sempre, corposa e asciutta, e questa è una gran bella cosa. Dobbiamo ovviamente pelarle e poi le trattiamo, come vi ho detto nell'anteprima, insomma, in 3 modi diversi. Allora, ne usiamo 6, eh? 2 mele le dobbiamo tagliare a fette e spadellarle con una piccola noce di burro, altrimenti va benissimo l'olio o anche niente. Poco zucchero, gli diamo una saltatina, ma appena appena, tipo 3 minuti, anche se non sono cotte completamente, lo stesso. Sfumiamo con un goccino di rum e queste serviranno per la copertura. Altre 2 mele invece le peliamo e le tagliamo a cubetti, e invece altre 2 le detorsogliamo, cioè vabbè, come tutte le peliamo, le detorsogliamo e poi le grattugiamo. Questa purea la aggiungiamo all'impasto e creerà un'umidità pazzesca senza però risultare eccessivamente cremosa, perché questa torta, la cosa bella è che avrà comunque una consistenza, non risulterà budino, risulterà torta, e a me questa cosa piace. In ogni caso sarà una torta appunto umida e tutt'altro che asciutta. Aggiungiamo anche i cubetti, mescoliamo e versiamo il tutto in uno stampo da 24 imburrato e oleato con carta forno. Completiamo con le mele a fettine sopra, disposte in un modo anche un po' così casereccio, che secondo me ci sta, pizzico di zucchero, e andiamo in forno. Classicissima tempistica delle torte di mele, 180 gradi per un'oretta. Mi raccomando, prova a stecchino per capire se la cottura c'è, la fate un po' intiepidire e poi spolverizzata di zucchero a velo e poi ve la magnate. Spero veramente tanto che vi sia piaciuta come ricetta. Sappiate ovviamente che potete taggarmi su Instagram o su Facebook se la provate a fare. Su Instagram adesso mi riaziono per fare altre ricettine veloci, invece in quel caso, che trovate sui Reels. Altri 2 video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, attivando la campanella delle notifiche, delle notizie stavo per dire. Rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Poi invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta con tutte le dosi, ingredienti e procedimento. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qua, noi ci vediamo alla prossima ricetta, come sempre sarà un altro dolce pazzesco, vedrete, prossima ricetta vedrete. Finisco la merendina, buonissima, ma del tè si è ghiacciato praticamente.